Benvenuto a Marcello, che oggi si è prestato per darci questa intervista. Quindi benvenuto Marcello, salutaci, saluta chi ci ascolta. Ciao. Allora Marcello, intanto dici qualcosa, raccontaci un attimo un po' chi sei, di dove sei, che cosa fai. Quindi presentati un attimo. Allora, credo di essere un architetto, nel senso che circa 30 anni fa ho preso la mia laurea in architettura. Negli ultimi 10 anni ho svolto la mia attività prevalentemente all'estero e niente, sono di Napoli, vengo da Napoli. Ho girato un po' il mondo, sono stato Singapore, Azerbaijan, Arabia Saudita, Oman, eccetera, eccetera, e altri paesi. E niente, ho scoperto la tenera età di 56 anni e sto aspettando che questo benedetto accordo finisca per poter ripartire per nuove avventure nel mondo. Bene, quindi. Se si vuole fare l'architetto sostanzialmente. Certo. Allora, tu mi hai detto quando ci siamo conosciuti che conoscevi già un po' il BIM, però comunque hai deciso di fare un corso completo per poter approfondire queste conoscenze. Quindi, che cosa ti ha spinto, diciamo, ad investire nella formazione BIM? Sì, in realtà nell'ultimo mio lavoro in Oman mi sono trovato a collaborare con uno studio, a lavorare per conto di uno studio australiano e loro praticamente avevano tutto il modello in utilizzando il BIM e in particolare Revit e lo diciamo, agganciavano poi a Navis per eventuali problemi da risolvere in cantiere. Ovviamente era tutto un lavoro di cantiere, quindi il modello principale era già stato creato dallo studio in Australia e noi portavamo solo delle modifiche locali, diciamo, per quanto riguardava poi le modifiche apportate dai vari subcontractor. Mi ha spinto a lavorare con BIM perché inizialmente mi sono trovato molto in difficoltà in quanto conoscevo il BIM. Non sono un grande fautore, devo dire la verità, per certi versi, però capisco la possibilità di, diciamo, di facilitare certe operazioni, soprattutto quando si è in cantiere, relativamente alle modifiche da apportare ai progetti, insomma. Quindi dovendomi spostare prossimamente su un altro cantiere con uno studio americano che utilizza il BIM, ho deciso di implementare e migliorare le mie conoscenze e capacità di editazione e di modifica diciamo, di un modello fatto con il BIM. Ok, tu se non sbaglio hai preso il nostro pacchetto completo, quindi hai preso il Revit base più l'avanzato più il map, se non erro, Sì, giusto? perché sostanzialmente, diciamo, ho voluto ricominciare da zero, dalla tabula rasa, perché ovviamente le mie conoscenze erano da autodidatta e quindi comunque imprecise, parziali e non complete, per cui ho preferito ripartire, imparare a camminare prima di correre ed eventualmente poi percorrere meglio, insomma, sostanzialmente, perché poi ovviamente da autodidatta c'è sempre qualcosa che manca nella conoscenza dei singoli comandi piuttosto che di un'operazione, piuttosto che di un'altra. E nel mucchio, diciamo, dei corsi tra cui cioè, ci sono tanti corsi e centri di formazione in Italia, come mai hai scelto di affidarti proprio a noi? Noi non ci conoscevamo prima, quindi No, non. assolutamente. Per caso, insomma, nelle mie varie ricerche, nei compiti, insomma, mi sei apparsa su Facebook e diciamo, devo dire la verità, mi ha ispirato subito molta simpatia, insomma, poi approfondendo un po' tramite il tuo canale YouTube e la tua pagina Facebook, iscrivendomi alla pagina della progettazione creativa, ho visto che comunque c'era una certa dedizione diciamo, all'utente, all'allievo, chiamiamolo con voi, e mi sono sentito protetto, poi protetto, insomma, diciamo, rassicurato, quantomeno. E sicuramente ho apprezzato molto il fatto che tu hai dedicato il tuo tempo, diciamo, in maniera anche gratuita nel rilasciare queste lezioni, diciamo, conoscitive, tu esplori più o meno tutte le capacità del software anche indirizzato a diverse professionalità.
possa essere ingegneri, architetti, eccetera, eccetera, o piuttosto che impiantisti, anche se io sono convinto che dovrebbero essere dedicati ai vari settori piuttosto che, vabbè, ma diciamo piuttosto che a pubblico generalizzato, vabbè, ma comunque è ovvio che hai dovuto dare anche, come dire, hai dovuto dare anche espressione in quello che tu puoi insegnare, nonostante che tu sia un architetto, non sbaglio. Sì, tu hai approfittato anche del pacchetto comprensivo dell'assistenza straordinaria, quindi oltre alla possibilità di avere l'assistenza normale che hanno tutti, cioè di fare le domande sotto i video e di interagire nel gruppo Facebook, hai scelto anche di approfittare dell'offerta con l'assistenza straordinaria, cioè lo spiego per chi non lo conosce, è la possibilità di incontrarci ogni 20 giorni in diretta live e io o chi per me a disposizione per risolvere dubbi e domande. Come ti stai trovando? Perché tanti preferiscono, diciamo, risparmiare un po' e quindi evitare questa assistenza. Raccontaci No, anzi. invece la tua opinione, insomma, se ne vale la pena, ecco. No, assolutamente mi sono trovato molto bene con il webinar, che sicuramente l'assistenza è molto buona, no? La risposta all'email è immediata e anche alle varie problematiche che si possono riscontrare sul gruppo tramite il gruppo Facebook, nel quale c'è la partecipazione attiva comunque di tante altre persone che possono essere più inesperte di me. Ultima domanda, se consigli i nostri corsi e perché? Qualcosa già l'hai detto, però diciamo se vuoi dare un consiglio a chi in questo momento è un po' indeciso, che cosa consigli? Sicuramente ho apprezzato molto la tua professionalità, accompagnata da una simpatia innata, insomma, si può dire, o è Sì, troppo. tranquillo, tranquillo. No, voglio dire, ho apprezzato la tua professionalità e la tua dedizione alle persone che hai, diciamo, che aderiscono al corso. Sicuramente anche nella presentazione di mie problematiche. Ti sei subito reso disponibile per la risoluzione delle stesse e comunque hai dato adito e dato adito a dimostrare tutta la fiducia, diciamo, confermato tutta la fiducia che avevo inizialmente. Sicuramente questa è una cosa da non sottovalutare, perché molte volte non è tanto quanto si paga una cosa, ma il servizio che viene dato nella virgolette nel post vendita. Diciamo, questi sono i miei criteri sono i criteri che mi spingono anche nell'acquisto di un computer, di una macchina, forse anche di un lavandino, insomma, piuttosto che due. Questo è molto importante, l'assistenza post-vendita. Quindi, da questo punto di vista, è molto, molto apprezzato il lavoro che fai per tutti noi, poveri mortali. Grazie. Ti ringrazio. Ok, Marcello, io ti ho fatto tutte le domande che ti devo fare, sei stato bravissimo, quindi ti Grazie. ringrazio. C'è qualcosa che vuoi aggiungere che magari ho dimenticato di chiederti? Ad architetto altamente consigliato. Grazie. D'altronde, guarda. Allora, Marcello, noi salutiamo chi ci ha seguito, tu ovviamente adesso non riattaccare. Perché io sono a tua disposizione, per la prossima mezz'ora, quindi poi mi puoi fare tutte insomma, le domande, le cose che hai tenuto nel cassetto. Va Ok? bene, ti ringrazio. Ok, grazie. Arrivederci a tutti. Ciao ciao.